Buongiorno a tutti, ringrazio le associazioni di categoria che vedo, il presidente Mazzarella, Polacco, Montichiani, spero di non dimenticare nessuno, ditemelo se altre associazioni sono presenti, ringrazio molto perché è una cosa che andiamo a presentare che serve nella misura in cui le imprese, grazie alle associazioni, possono conoscere questa opportunità. Quindi, è fondamentale il ruolo delle associazioni di categoria che ci aiutino nella propagazione di questa notizia che diamo questa mattina. Nell'ambito di incontri istituzionali con l'azienda Amazon, che non ha bisogno di presentazioni, abbiamo avuto modo di conoscere la dottoressa Martinelli, che è qui alla mia destra, e riflettendo su ciò che potevamo fare per il nostro tessuto economico. La cosa più immediata, la più semplice che ovviamente abbiamo pensato e su cui abbiamo lavorato con gli uffici, ringrazio il dottor Bertini che ha seguito con me questo protocollo. La Giunta ha approvato questo protocollo d'intesa che oggi vi firmiamo e vi presentiamo. Nel protocollo d'intesa la Regione Marche e Amazon si uniscono in uno sforzo di supporto alle nostre piccole e medie imprese per creare un marketplace virtuale dove si possa valorizzare i nostri prodotti e i nostri commerci, che scontano tante difficoltà sulla vita reale. Speriamo che il virtuale ci aiuti, come si dice. E questo riteniamo che sia un grande passo avanti, soprattutto per i piccoli produttori artigianali. Quindi è davvero molto importante sfruttare questa opportunità. L'opportunità che noi abbiamo concordato per le nostre imprese sono legati ai prodotti enogastronomici, ai vini, ai prodotti handcraft, tutto ciò che è l'artigianato di cui siamo senz'altro grandi produttori, ma ci manca molto spesso la capacità di arrivare sui mercati ad alto valore aggiunto, come diciamo sempre. Amazon può realizzare tutto questo perché proprio quel tipo di mercato ad alto valore aggiunto, con un portale delle dimensioni di Amazon, può essere davvero una grande opportunità per i nostri imprenditori. Quindi credo che stiamo facendo una cosa molto importante per i nostri cittadini. Ringrazio molto anche ICE, che ha collaborato su questa opportunità e ci ha dato il massimo supporto e la massima opportunità di poter partecipare a questa iniziativa, credo che siano anche collegati, quindi avremo un intervento subito dopo il mio, giusto? Ok. E ringrazio molto ICE per il lavoro svolto e abbiamo anche una testimonianza di una best practice fatta proprio già sulla vetrina Amazon. Alla fine faremo anche vedere, giusto, condivideremo le immagini del form che va compilato per poter partecipare a questa opportunità, per sfruttare questa vetrina che il sito Amazon ha dedicato alle marche. Quindi spiegheremo come si fa a partecipare. Quindi grazie ancora alla dottoressa Martinelli per essere venuta qua e lasciamo proprio la parola a Alice per una. Perfetto. Il dottor Riganò. Buongiorno a tutti, sì, Josafat Riganò del team Digitale e-commerce e GDO. Ho il piacere di essere qui oggi a portare la testimonianza e il saluto di ICE Agenzia anche da parte del presidente Carlo Ferro. Per questa ragione devo ringraziare anche Amazon, naturalmente, nella persona di Bianca Martinelli, e come tutti gli amici ormai di Amazon con i quali da anni stiamo collaborando. È questo un momento straordinario e ringrazio veramente la Regione Marche per averci offerto un palcoscenico così importante come la Sala Raffaello per presentare questa nostra iniziativa e questa attività di collaborazione, perché da maggio 2019, quando risale il nostro primo accordo con Amazon, molta strada è stata compiuta grazie anche alle aziende marchigiane che hanno aderito al nostro progetto sin da subito, come a tanti altri progetti. Devo dire che il 34% delle aziende marchigiane che aderiscono ai nostri progetti di e-commerce sono quelle che già lavorano attraverso la piattaforma
Amazon attraverso la vetrina Made in Italy che abbiamo realizzato assieme e che abbiamo iniziato a promuovere proprio dal maggio 2019. E la prima annualità, per meglio dire, il primo progetto con Amazon si è concluso a giugno, ma lo abbiamo immediatamente rinnovato grazie agli ottimi, davvero straordinari risultati che la prima progettualità ha dato. E solo per darvi pochi numeri e pochi elementi, ma che sono, come dire, sintomatici del grande lavoro che c'è alle spalle di organizzazione, di comunicazione, di formazione. E la collaborazione con Amazon poggia esattamente su tre pilastri fondamentali. Il primo è quello della partnership, che oggi si rafforza ulteriormente grazie a questo protocollo che verrà sottoscritto con la Regione Marche. Il secondo pilastro è quello della formazione, essenziale e fondamentale per sapersi muovere all'interno delle vetrine e della vetrina Made in Italy all'interno ovviamente di questo straordinario marketplace che è Amazon. Il terzo pilastro altrettanto importante è quello della promozione e comunicazione o marketing boost, se lo vogliamo chiamare con terminologia più appropriata per chi si occupa di marketplace. E veniamo, dicevo, ai numeri, molto facilmente, molto declinabili. Abbiamo ricevuto all'interno e dopo il primo anno qualcosa come 1.800 circa aziende nuove ammesse, e di queste 1.761 per l'esattezza, oltre 700 aziende sono attive all'interno delle vetrine che abbiamo costituito su 5 paesi specificamente, in particolar modo i 4 paesi dell'Unione Europea, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, più gli Stati Uniti. Di queste aziende ammesse, che poi sono diventate live e tuttora live, stanno movimentando e hanno inserito qualcosa come 110.000 prodotti. E questi 110.000 prodotti hanno determinato 1.300.000 milioni di impression, 4.1 milioni di click e 800.000 visualizzazioni di pagine di prodotti. Potete immaginare quale possa essere naturalmente il volume di affari che tutte queste operazioni hanno determinato. In cosa consiste la nostra quindi rinnovata collaborazione? E quindi ancora una volta ringrazio la Regione Marche per darci e per averci offerto questo momento di presentazione. Nel rafforzare la partnership con Amazon, nel puntare ancora di più e ancora più fortemente sulla formazione delle aziende che aderiranno anche alla nostra seconda progettualità che è stata lanciata il 30 settembre scorso, e ancora puntare su un marketing boost ancora più rafforzato per rendere le aziende italiane all'interno della vetrina Made in Italy sempre più visibili con i loro prodotti. E per continuare in questa azione di penetrazione sui mercati esteri, oltre ai 5 mercati che vi ho citato in precedenza, si è puntato anche su 2 nuovi mercati. Nuovi, diciamo così, per modo di dire, ma nuovi naturalmente per le attività che con questo importantissimo marketplace che Amazon abbiamo deciso di sviluppare e di realizzare insieme. Quindi a Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e naturalmente Stati Uniti abbiamo aggiunto anche per la prima volta Giappone ed Emirati Arabi Uniti. Questo naturalmente con l'intento e con l'obiettivo di e mettere a vostra disposizione, mi rivolgo in questo caso alle aziende che ci ascoltano e che assistono a questo incontro, degli account manager dedicati per ciascuna vetrina, per ciascun paese. Questo significa accompagnare le aziende e portarle metaforicamente, virtualmente, permettetemi di dire, ma anche concretamente per mano all'interno di questo palcoscenico virtuale che è Amazon e che sono le 7 vetrine ICE Amazon. Proprio per questa ragione mi preme e desidero ovviamente ringraziare ancora una volta la Regione Marche per questa importantissima opportunità che ci è stata concessa. Ringrazio ancora la dottoressa Martinelli qui presente e tutto Amazon per il gran lavoro, straordinario lavoro che stiamo conducendo assieme e soprattutto confidiamo che le
quella percentuale, cioè del 34% delle aziende che partecipano alle iniziative promozionali con i marketplace e del percentuale di aziende marchigiane possa ulteriormente crescere anche con questa nuova progettualità. Ne siamo convinti, ne siamo sicuri. È importante ed è utile sottolineare, prima di concludere, che all'ufficio ICE di Roma, il team digitale di cui io faccio parte, come i colleghi e i partner, gli amici di Amazon, sono a vostra completa e totale disposizione per tutte le informazioni di cui abbiate bisogno per poter aderire a questo nuovo nostro progetto, particolarmente ambizioso, con tanti obiettivi che siamo sicuri riusciremo a perseguire, anche e soprattutto con la qualità, il valore e l'indiscutibile apprezzamento del prodotto italiano anche sui mercati che vi ho appena citati. Permettetemi anche un saluto particolare ad Alessio Adamo di Omada Design, persona e volto noto ovviamente anche per altre iniziative che assieme abbiamo condotto. Ringrazio ancora una volta il Mirko Carloni ovviamente per l'ospitalità ricevuta e passo la parola. Grazie a voi e rimango a vostra disposizione. Bene, prima diamo un attimo la parola ad Alessio Adamo, che è un'impresa marchigiana di Casalinghi, che in qualche modo è la testimonianza migliore che possiamo portare a suffragio di questa scelta che abbiamo fatto, perché è una piccola azienda che faceva prodotti per Casalinghi, che 3 anni fa fatturava circa 300.000 euro. 30.000 euro. Oggi, dopo 3 anni, fattura 1,5 milioni, quindi è senz'altro l'incremento di cui siamo tutti così interessati che avvenga e si possa replicare sulle nostre imprese. Prego. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio tutti i presenti per l'opportunità data. Io sono un piccolo imprenditore marchigiano che nasce dall'arte del saper fare, del voler fare, però no, oggi come oggi, nel mercato mondiale non basta saper fare. I cinesi sanno fare e sono molto più operosi di noi. Oggi bisogna essere un imprenditore a 360 gradi, quindi aprire la propria mentalità a quella che è il mondo. E quindi 3 o 4 anni fa, assieme a mio fratello Adamo Harry, aprì l'azienda a quello che era il mercato mondiale. Come farlo? Era difficile, nessuno ti aiutava, corsi competenti o diciamo personale di marketing che ti poteva in qualche modo aiutare. Abbiamo deciso da buoni marchigiani di fare le cose da noi e abbiamo iniziato con l'avvento del digitale. Sul digitale abbiamo scelto subito i più grandi player, tra i quali Amazon, perché ritenevamo che essere presenti lì sarebbe stato, diciamo, un lancio del marchio in modo che ogni casa nelle vicinanze, nell'Italia e anche in tutta quella che era al momento l'Europa possibile e percorribile, tramite l'affidabilità storica di questo grande player di mercato, sarebbe stata raggiungibile più facilmente da parte nostra, non avendo un marchio noto. Quindi noi possiamo dire obiettivamente che siamo un'azienda, una piccola azienda che nasce veramente con la volontà di produrre e con la volontà di andare avanti e di farci conoscere. All'inizio, non essendo, come dicevo, un marchio conosciuto, abbiamo dovuto superare quelle che erano sul digitale tutte le sfide dell'affidabilità. Quindi magari uno che va a comprare online oggi è molto soggetto a dire ci sono truffe, cose del genere qua. Tramite Amazon siamo riusciti, diciamo, a bypassare questa non fiducia da parte dell'utente, perché Amazon oggi è una garanzia per quello che riguarda la sicurezza dei pagamenti e l'affidabilità della ricezione della merce. Ognuno è pur libero e coperto in questo mercato di restituire il prodotto se non è in grado. È ovvio che non è tutto semplice. Per stare su Amazon occorre avere un gradino di affidabilità e oggi noi usiamo questo portfolio, questo marchio come presentazione per quello che è il nostro marchio all'estero. Quando dagli Stati Uniti ci dicono dove siete presenti, su che canali, guardi, sono 3 anni che vendiamo su Amazon con questi risultati.
è già un'ottima vetrina con cui presentarsi. La collaborazione con ICE mi è piaciuta sin dall'inizio, perché un conto è dire Made in Italy, arriva dalla Cina, ci mettiamo qualcosa. No, noi siamo proprio produttori. Noi nasciamo a Castelfidardo come un'azienda di progettazione e produzione dall'idea all'oggetto finito. Quindi tutti gli articoli che produciamo, che sono casalinghi in plastica, vengono prodotti nello stabilimento, nell'unico stabilimento che abbiamo di Castelfidardo, e la gestione è affidata ai miei 45 collaboratori. Oggi ho presente con me Marco Pizzichini, che è un collaboratore sul digitale. Io sono uno dei titolari, assieme a me c'è mio fratello Adamo Erri, che oggi non è potuto essere presente per impegni lavorativi, perché l'azienda, come dicevo, sono 40 collaboratori, però ancora i due titolari sono sempre presenti tutte le mattine a sentire le problematiche, a risolvere sul campo quelle che sono le cose. E questo io credo che sia lo scopo vero e l'essenza di quello che è l'imprenditoria marchigiana, che oggi la regione, sono fiero di essere qui e di essere marchigiano, perché obiettivamente siamo persone che vogliono fare, vogliono andare avanti su tutto quello che è, e non esistono scuse di pandemia o di difficoltà, perché i mezzi ci sono, e oggi se siamo qui è proprio per promuovere un'attività che è uno sforzo da parte della regione. E io mi rendo conto che concludere accordi internazionali oggi è sempre più difficile, è sempre più macchinoso, però anche noi, lato imprenditoriale, dobbiamo approfittare di queste cose, non solo lamentarci delle cose che non avvengono quotidianamente o di quello che magari poteva essere così, poteva essere colà. No, dobbiamo, diciamo, sfruttare tutti i canali e aderire a tutte queste iniziative che ci porteranno avanti nel mondo e porteranno l'Italia ad essere quella nazione che è sempre stata operosa e molto diciamo aggressiva sul mercato, caratterizzata proprio dalla produzione e da tutta quella che è l'inventiva di chi è che sta dall'altra parte. Bene, adesso grazie molto Alessio. Adesso diamo la parola alla dottoressa Bianca Maria Martinelli, che è il direttore delle strategie. Grazie. Buongiorno a tutti, e veramente un sentito grazie a tutti coloro che sono presenti qui e che ci stanno seguendo in collegamento. Per Amazon veramente questo è un momento importante, cioè la nascita di un'intesa che è volta a sostenere la piccola e media impresa attraverso la formazione digitale da un lato e la promozione dei prodotti marchigiani. Infatti l'accordo che abbiamo siglato prevede il sostegno all'internazionalizzazione dei prodotti marchigiani attraverso la creazione di questa sezione dedicata del Made in Italy alle Marche, e questo certamente, come ha detto anche il dottor Rigano, dice, darà una visibilità importante a tutti i prodotti delle marche, della piccola e media impresa marchigiana. E dall'altro l'accordo prevede una piattaforma di formazione che possa aiutare le piccole e medie imprese a dotarsi di quelle competenze digitali che possono essere necessarie per un utilizzo efficace dei canali digitali. Oggi le Marche, quindi seguo un po' i numeri del dottor Rigano, le Marche sono già presenti con 500 imprese sul marketplace di Amazon, e questo posiziona le Marche entro le prime 10 regioni italiane in termini di presenza della piccola e media impresa sul marketplace. Di queste, circa 100 già vendono nella vetrina Made in Italy, e veramente questo accordo mira a dare un'ulteriore spinta alla partecipazione della piccola e media impresa marchigiana sui canali digitali. Io penso che, guardando ai dati dell'e-commerce, la crescita che questo settore ha avuto quest'anno, l'e-commerce, quindi gli acquisti sui canali digitali, hanno raggiunto circa il 10%
del mercato complessivo del commercio, quindi del retail, con una crescita rispetto allo scorso anno di un punto percentuale inferiore rispetto alla crescita che c'è stata negli ultimi due anni. Detto questo, oggi l'e-commerce, quindi il valore di tutte le transazioni digitali, inclusi i servizi, ha raggiunto 39 miliardi, un valore di 39 miliardi. È un canale, i canali digitali sono quindi in crescita, i consumatori, noi lo vediamo, oggi si rivolgono sempre più ai canali digitali e quindi è veramente nostro dovere cercare di aiutare al massimo la piccola e media impresa a sfruttare queste opportunità, queste nuove opportunità di vendita. Qui concludo, ringrazio moltissimo la Regione Marche per l'impegno e la determinazione che ha dimostrato nel voler veramente sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e sostenere questa iniziativa. Da parte nostra ci auspichiamo veramente che questa collaborazione, nuova collaborazione, possa veramente portare un grande valore al tessuto produttivo delle Marche. Grazie. Grazie davvero. Ci sono delle domande? Oppure facciamo vedere il form per l'iscrizione al... Ci sono domande da parte dei giornalisti? Prego, caro. Adesso, se il valore delle transazioni di 39 miliardi sia relativo all'Italia? All'Italia. Ok. Beh, se la Marche... Eravamo veramente. Avremmo avuto questa sala. Questo è il valore degli acquisti su canali digitali, sì, che ricomprende sia prodotti che servizi. Servizi. Altre domande? Bene, allora io direi di passare alla dimostrazione, la demo su come si iscrive. Questo è il portale di cui stiamo parlando. Ed è una possiamo farci già vedere la parte dedicata alle Marche? Sì. Qua ci sono le regioni. Le regioni. Di oggi ci sarà la pagina dedicata. Cioè, finalmente ci sarà la pagina dedicata alle Marche, che oggi non c'è ovviamente. Quando andrà online? Quando andrà online? Oggi alle 13. Ah, perfetto, questa è la notizia, dai, oggi alle 13. E il form per iscriversi, se un imprenditore vuole... Per avere informazioni su come ci si iscrive alla pagina, c'è un link dedicato con tutte le informazioni dettagliate, e per registrarsi poi dopo il secondo, esatto, diciamo, questa pagina esplicativa, c'è un ulteriore passaggio indicato con il click, e da qua ci si registra su un form e si viene direttamente contattati dal team dedicato. Quindi insomma sono due click dalla pagina dedicata al Made in Italy dal Marketplace. Ecco, quindi contiamo che nascano tante vetrine dedicate a tante, insomma, aziende che partecipano a questa cosa. E se non ci sono altre domande, ovviamente noi lo linkeremo a nostra volta dalle 13 in poi. Magari mostriamo il protocollo e poi scattiamo una foto, insomma, dai. Prego. Magari si può... Sì.